di intervenire troppo presto, comunque forse ci siamo. Grazie per questo invito e complimenti per l'iniziativa. Spero che la voce vi giunga in modo nitido, spero. E affronterei subito l'argomento che abbiamo deciso concordemente di affrontare, che cioè Mare Nostrum, cosiddetto, alla prova del grande fenomeno migratorio. Questo tema, a prima vista, sembra legato soltanto all'immediata realtà odierna. Penso invece che sia da trattare risalendo parecchio indietro nel tempo, trovandosi il Mediterraneo storicamente in una collocazione propizia agli spostamenti di popoli, ai flussi coloniali. Ed è appunto di questo che ora vorrei brevemente trattare. Penso che nel liceo gli studiosi e gli studenti che lo frequentano abbiano una buona conoscenza della storia del mondo antico, quindi partirei senza patemi d'animo da una considerazione addirittura primordiale, cioè i due grandi poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea, ci pongono entrambi dinanzi ad una questione di spostamenti radicali, di insediamenti in altre parti del Mediterraneo a seguito di eventi che sono comunque legati al conflitto, alla guerra. L'Iliade è un problema storico, come è noto, amplissimo, ma una interpretazione accettabile dell'evento, alla invasione del nord della penisola anatolica da parte di una grande formazione bellica, no? Una spedizione collettiva di tanti basileis di epoca micenea, ognuno alla testa del proprio contingente, praticamente da quasi tutta la Grecia, anche dalla Grecia del Nord, sotto un basileus più importante degli altri, cioè Agamennone. È un insediamento che dura per molti anni e porta al tracollo di una potenza regionale, quale era appunto Ilio, quasi certamente staterello satellite del più grande impero ittita, che è remoto rispetto alla costa anatolica che dà sul mare Egeo, ma probabilmente il vero bersaglio di questa guerra era scalfire il predominio che l'impero ittita realizzava sul Mediterraneo orientale attraverso Ilio, attraverso questa grande potenza che era il regno di Priamo. Questo fenomeno è ovviamente un fenomeno bellico, come ben sappiamo, raccontato non soltanto per un brevissimo lasso di tempo nell'Iliade, sono pochi giorni praticamente il tempo in cui si svolge l'Iliade, ma è un segmento di una guerra lunghissima che è una guerra di insediamento per l'appunto, cioè, come racconta Tucidide quando parla di queste cose nel primo libro della sua storia, la grande spedizione deve trovare la possibilità di autoalimentarsi, per cui occupa una parte del territorio circostante la grande potenza del regno di Priamo e deve anche trovare le risorse, quindi c'è una dinamica che non è soltanto l'assedio, ma è anche la sopravvivenza in un tempo molto lungo. Quindi è uno spostamento, potremmo dire, in massa di guerrieri, cioè in sostanza la parte attiva delle singole città da cui questi provengono, dalla Grecia nella penisola anatolica. La vicenda, come sappiamo,
segnata poi da una sconfitta di questo regno satellite, il regno di Priamo, e dal fenomeno, colché passiamo all'altro grande poema omerico, del rientro di questi corpi di spedizione o di singoli personaggi nelle città di provenienza. Quindi un movimento di segno contrario rispetto a quello che sta alla base della lunga e decennale guerra. Del rientro di questi personaggi, conosciamo meglio di tutti quello di Odisseo. Odisseo, in questo lungo cammino che l'Odissea ci descrive in parte attraverso il suo stesso racconto, va verso Occidente, ma intanto perché la sua terra di provenienza è Itaca, ma anche perché nello spostarsi, perseguitato dall'ira degli dèi per le ragioni che ben sappiamo, approda nell'Italia meridionale. Circe, un personaggio importantissimo nella storia di Odisseo, e la si può localizzare nell'area campana, attraversa lo stretto, tremenda esperienza tra Scilla e Cariddi, quindi è un greco che ha contribuito validamente all'operazione distruttiva nei confronti del regno di Priamo, che però poi nel ritorno si spinge radicalmente verso Occidente. Quindi questi due poemi ci segnalano, per così dire, in modo emblematico, le due direzioni di marcia attraverso le quali comincia a svilupparsi una storia del Mediterraneo che è essenzialmente una storia di spostamenti. Con un buon salto in avanti, potremmo dire, l'altra grande potenza che da Oriente punta verso il Mediterraneo centrale è l'Impero Persiano. L'Impero Persiano è subentrato con Ciro il Grande alle realtà imperiali precedenti, soprattutto quella assiro-babilonese, e due volte, a seguito della rivolta dei Greci d'Asia, tenta lo sbarco a Occidente, la prima volta nel 490 e la seconda nel 480. La prima è una spedizione punitiva di minore proporzione, anche se legata poi a un episodio glorioso della storia ateniese, no? La battaglia di Maratona. E la seconda invece è un'invasione massiccia. Noi abbiamo delle cifre alle quali possiamo credere o non credere. Ce le dà Erodoto quando descrive il corpo di spedizione persiano. I moderni hanno dei dubbi sulla entità colossale di questo corpo di spedizione, ma certamente fu mobilitata buona parte, diciamo così, militarmente utile dell'impero per una invasione che doveva, nel disegno di Serse, portare al inclusione della Grecia centrale e della Morea, del Peloponneso, dentro l'impero, così come da tempo l'Egitto, dal tempo di Cambise, era entrato dentro l'impero. Quindi l'impero persiano incombe sul Mediterraneo orientale a tenaglia verso l'Egitto con un grande successo, perché l'Egitto in pratica fino a tempi molto successivi è rimasto dentro l'impero persiano. Ogni tanto c'è una rivolta, non so, al tempo di Pericle c'è la rivolta di Inaro, un personaggio egiziano che guida una rivolta contro l'impero persiano, ma l'impero persiano mantiene saldamente il controllo dell'Egitto per un tempo lunghissimo, non così verso la Grecia. Ma quando la minaccia persiana sulla Grecia diventa reale, incombente, perché tra l'altro incontra il favore di molte comunità greche, no? Questo lo racconta molto onestamente Erodoto. Non era soltanto un'invasione accolta con ostilità, in alcuni casi era accolta con favore. Caso clamoroso, se vogliamo, è quello della Beozia, che è stata poi demonizzata proprio per essere stata filo-persiana in quella circostanza cruciale. In quel momento la coalizione panellenica di cui è leader Sparta,
che è la vera grande potenza militare nell'anno 480, Atene non è ancora una grande potenza, lo sarà dopo, questa coalizione cerca aiuto a Occidente, quindi c'è un ulteriore spostamento dell'asse, questa volta verso l'altra grande potenza mediterranea, Siracusa, dove il governo non è affidato né ad una aristocrazia, come è il caso di Sparta, né a un potere popolare, potremmo dirlo, fondato su un'ampia estensione della cittadinanza come Atene, ma è una tirannide, cioè un governo personale molto forte che ha indubbiamente una base popolare. Il tiranno di Siracusa chiede di guidare la coalizione antipersiana. Quindi avremmo avuto in tal caso una coalizione di tutta la Grecità, dalla Sicilia alla Grecia centrale, al Peloponneso, contro l'invasione da Oriente dell'esercito persiano. Ma questo piano fallisce, Atene rifiuta, di subire la guida di Siracusa, accetta soltanto la guida spartana e sappiamo com'è andata con una serie di battaglie, vittoriose, a parte il momento molto duro del sacrificio dei 300 spartani alle Termopili, ma sia nella battaglia navale sia nella battaglia terrestre, gli spartani e gli ateniesi prevalgono e l'impero persiano è costretto ad una ritirata. A quel punto si mette in moto un altro meccanismo, che è un meccanismo in cui Atene diventa una figura. L'epicentro di un moto verso Oriente. Le isole che sono di fronte alla costa anatolica addirittura sollecitano Atene a costituire una lega, una simmachia, di cui Atene è ovviamente la guida, che dovrebbe proseguire la guerra contro i persiani. Quindi il moto questa volta torna da capo da Occidente verso Oriente. Di fatto questo accade solo in minima parte, soltanto con la presa della città di Sesto nei Dardanelli da parte del padre di Pericle, che era stratego ateniese in quel momento, soltanto quello è l'episodio, diciamo, di prosecuzione della guerra contro i persiani, mentre invece da quel momento in avanti la conflittualità intergreca prevale e anzi accade addirittura che entrambi gli schieramenti in momenti diversi chiedono l'aiuto persiano contro il rivale. La vicenda dell'impero ateniese in questo senso è emblematica perché è un impero marittimo, un impero fondato essenzialmente sulla potenza navale di Atene e di alcuni alleati importanti, le tre grandi isole di Lesbo, Chio e Samo, che sono di fronte alla costa asiatica. Questa potenza navale formidabile alla fine viene sconfitta sul mare, nella battaglia di Egospotami, alla fine del V secolo a.C., nell'anno 405, alla fine settembre 405, allorché Sparta, con l'aiuto finanziario fortissimo del figlio del re di Persia, Ciro il Giovane, arma una flotta guidata da un abilissimo generale e sconfigge Atene sul mare, cosa paradossale. Se pensiamo che per un tempo lunghissimo, di quasi 70 anni, Atene aveva dominato i mari e addirittura aveva tenuto in pugno l'intero commercio mediterraneo, anche occidentale, come apprendiamo da uno scritto anonimo, non è noto l'autore, ma insomma è uno scritto di tardo V secolo, che descrive la capacità ateniese di focalizzare su Atene tutto il commercio mediterraneo, anche dalla parte di Occidente. Verso Occidente Atene ha tentato due volte di estendere il suo impero, quindi di creare una lega che diventa impero, che non comprenda soltanto le grandi e meno grandi isole dell'Egeo, ma che guarda Occidente. Il primo tentativo, ma non riuscito se non in abbozzo, in ipotesi, è concepito da Pericle. E il secondo tentativo invece è quello di Alcibiade, che porta ad una guerra rovinosa tra Atene e Siracusa, che è una delle cause, fra l'altro, della crisi poi dell'impero ateniese. Contro l'Egitto dominato dalla Persia, Pericle ha tentato una grande spedizione intorno al 450
avanti Cristo, ma è stato anche quello un disastro che ha determinato uno squilibrio poi all'interno della Lega, perché dopo quella sconfitta, Atene è andata in soccorso di Inaro, che si era ribellato ai persiani. Dopo quella sconfitta, Atene trasporta il tesoro della Lega dall'isola di Delo dentro il Partenone, addirittura nella cella segreta dietro la statua di Atena, e si squilibra il rapporto tra Atene e i suoi alleati. Ma il destino dell'impero, appunto, è segnato dalla sconfitta in Sicilia e si apre un breve periodo, circa 10 anni, in cui Sparta tenta di riprendere la guerra contro la Persia, quasi riagganciandosi ai propositi interrotti nel 480-478 con Agesilao, ma anche questa volta l'impero persiano riesce a giocare i greci gli uni contro gli altri, e è il re di Persia che finanzia la ricostruzione delle mura di Atene distrutte dopo la sconfitta, e addirittura agevola, col forte finanziamento che mette a disposizione di Atene, agevola la rinascita della flotta ateniese dopo la battaglia di Cnido. Quindi 10 anni di tentativi di proseguire la guerra, diciamo, patriottica dei greci contro la Persia, che poi finiscono in maniera abbastanza umiliante con la pace del re, che è una pace imposta dal re di Persia, che disciplina in certo senso, delegando a Sparta un ruolo egemonico, i conflitti intergreci. In questa situazione di stallo si affaccia una potenza totalmente nuova, finora marginale, ma molto significativa sul piano militare, quale la Macedonia, che già aveva avuto una sua importanza durante la guerra del Peloponneso, ma con Filippo e con suo figlio Alessandro. Questa grande potenza militare, sui generis dal punto di vista dell'organizzazione politica, perché è una monarchia militare, una monarchia fondata sulla fedeltà dei guerrieri al re, e i guerrieri sono di fatto i soli cittadini di pieno diritto di questa realtà, che rassomiglia un pochino alla realtà della spedizione di Agamennone a suo tempo. Una monarchia militare in cui i guerrieri sono il popolo e il sovrano sussiste e comanda in quanto ha la fiducia dei guerrieri. Nel caso del Regno di Macedonia, addirittura accanto a questa struttura c'è una tecnica militare nuovissima, sperimentata in Beozia ai tempi della breve egemonia tebana con Epaminonda, ma con la Macedonia diventa una macchina da guerra imbattibile, con la quale, nonostante l'impero persiano continui a tentare di giocare le forze politiche greche le une con le altre, per esempio riesce ad assoldare Demostene al proprio servizio contro la Macedonia, nonostante tutto questo il gioco non riesce più, e con l'attacco di Alessandro nel cuore dell'impero persiano si realizza un fenomeno unico che dura culturalmente molto a lungo, politicamente molto meno, e cioè la fusione greco-iranica. La monarchia macedone ha l'egemonia sulla penisola greca, la cui autonomia politica sussiste in misura molto limitata, no? Le città hanno la loro autonomia, però nell'orbita, diciamo, del predominio della Macedonia, legalizzato, formalizzato dal Trattato di Corinto del 336, col quale si dà al re di Macedonia un ruolo esplicito di guida della politica greca tutta quanta. Fermo restando che Sparta continua ad avere le sue istituzioni, Atene le sue, Tebe le sue, però di fatto è la Macedonia che comanda. Questo è il fondamento di una rinnovata forza di questo regno a suo tempo marginale rispetto alla grecità, trampolino di lancio per l'attacco contro l'impero persiano. Alessandro, in maniera fulminea, con 3 battaglie consecutive, riesce ad arrivare nel cuore dell'impero, cattura il re di Persia, l'impero persiano cessa di esistere come tale,
E l'impero di Alessandro, per brevissimo tempo, è un impero sovranazionale che va dalla Grecia continentale alla penisola balcanica, al fiume Indo, all'Egitto. Quindi è un colossale impero sovranazionale di dimensioni superiori a quelle che avrà di lì a qualche secolo l'impero romano, per esempio al tempo di Augusto, o l'impero cinese, ai cui confini di fatto Alessandro si è spinto, ma poi la sua morte prematura ha bloccato quella spinta a Oriente che lui aveva impresso con la sua impresa memorabile, no? Per i greci quasi un miracolo, il crollo definitivo dell'impero persiano. A Occidente, Alessandro non si è spinto verso Occidente. Dei suoi eredi, il più importante, diciamo, il più bravo generale che si era formato alla scuola di Alessandro è Pirro, no? Il re dell'Epiro, e l'Epiro si affaccia sull'Adriatico e guarda verso la penisola italiana, no? Pirro sarà il generale che accorre in difesa di Taranto contro Roma nell'anno 280, no? Una campagna molto dura per la Repubblica Romana contro Taranto e Pirro, ma Alessandro come tale non si è spinto verso Occidente, anche se le fonti romane e poi fonti tardive hanno prospettato la possibilità che Alessandro avesse concepito un disegno verso Occidente. Ne parla Livio, per esempio, nel nono libro delle sue storie, della sua storia da Burbe Condita, lo fa in polemica con degli storici greci di lingua greca di cui non fa il nome, i quali evidentemente prospettavano che un'eventuale decisione di Alessandro di colpire a Occidente sarebbe stata letale per la Repubblica Romana. Livio risponde che così non è, dà per certo che un attacco a Occidente sarebbe fallito. Però noi sappiamo, per esempio, che autori dell'entourage, più o meno di Mitridate, la pensavano diversamente, cioè raccontavano che invece la Repubblica Romana addirittura sarebbe stata sollecitata a tentare un compromesso con Alessandro per evitare un attacco di Alessandro verso Occidente. Su questo terreno ovviamente abbiamo notizie molto vaghe e abbastanza mitizzanti, per cui è difficile avere certezze. Ma la realtà che unifica il Mediterraneo, nonostante i tentativi ateniesi in tal senso, nonostante la colonizzazione greca, che era stata un fenomeno di lunga durata, di insediamento greco, da Marsiglia a Cirene, all'Egeo, nonostante questi conati che non avevano portato ad una struttura statale unitaria, tale struttura è il frutto della secolare guerra di conquista che la Repubblica Romana conduce prima verso Occidente e poi verso Oriente. In termini molto rapidi, perché ovviamente stiamo cercando di raccontare questa vicenda a larghi tratti, possiamo dire che l'operazione compiuta dalla Repubblica Romana, consistente in una progressiva conquista della penisola, unita ad una sapiente fornitura di cittadinanza di varia gradazione, cittadinanza di diritto latino, poi cittadinanza completa ai popoli italici via via conquistati, e magari soltanto con la guerra sociale del 90-88 finalmente parificati nella cittadinanza, attraverso questa opera che è al tempo stesso militare, politica e amministrativa, la Repubblica Romana ha consolidato il controllo della penisola. Il confronto più duro è stato le guerre sannitiche, non meno duro la guerra con Taranto, non tanto per la forza della città di Taranto quanto per l'aiuto fornito da Pirro, ma dopo questa prova che è durata parecchio, lo scontro con la grande potenza occidentale Cartagine ha avuto fasi alterne. Potremmo dire che per
più di metà del III secolo a.C., dal 264 alla battaglia di Zama nel 201, quindi un tempo imponente, Roma è riuscita a sgretolare il dominio cartaginese, marittimo essenzialmente, sul Mediterraneo occidentale, colpendo sapientemente prima la Sardegna, poi la Spagna e all'ultimo, diciamo, Cartagine medesima, la quale non viene distrutta dopo Zama, viene distrutta molto dopo, nella cosiddetta terza guerra punica, che sarà coeva della campagna a Numanzia, altrettanto dura, con cui si completerà il dominio occidentale. Ma nel frattempo, direi 10 anni dopo Zama, quindi addirittura siamo nel 190, la politica espansionistica della Repubblica Romana guarda a Oriente. E questo è il punto al quale conviene porre ora attenzione, perché guardare a Oriente significa scontrarsi con le grandi monarchie ellenistiche, sorte dalla disgregazione dell'impero di Alessandro, di cui abbiamo detto prima, un impero sovranazionale colossale, la cui disgregazione però non porta al disfacimento, porta alla creazione di dinastie, tutte quante legate al mito di Alessandro e anche al personale dirigente, ai suoi generali, l'Egitto sotto i Tolomei, la Siria sotto i Seleucidi, Pergamo sotto gli Attalidi. Quindi ci sono delle realtà di cui la più importante dal punto di vista militare è la Siria. L'Egitto è una forza economica enorme, ma militarmente molto meno temibile. E infatti, e la Macedonia, naturalmente, perché la Macedonia continua ad essere poi un grande regno militarmente inattaccabile, da cui è partita tutta questa storia che stiamo raccontando. E Annibale Fuggiasco ha chiesto l'aiuto del sovrano di Macedonia, è stato suo ospite, alla fine si è avvelenato per non cadere in mano ai romani, ma la Macedonia sarà affrontata dopo. Il primo bersaglio è la Siria dei Seleucidi, quindi dal 190 al trattato di Apamea 188, la Siria sostanzialmente viene sotto Antioco III ridotta, ridimensionata a potenza locale con un suo problema specifico che è quello del rapporto con lo Stato ebraico, col quale Roma stabilirà un rapporto di alleanza in funzione ostile ai Seleucidi. Quindi diplomazia e guerra, come al solito, vengono intrecciate molto abilmente dai dirigenti della Repubblica Romana e progressivamente, potremmo dire, attraverso vicende che sono o di guerra guerreggiata o di abilità diplomatica, Roma riesce a isolare la monarchia macedone, che sarà piegata soltanto con la battaglia di Pydna nel 168. Il sovrano di Macedonia, portato perseo, viene portato prigioniero a Roma e di fatto ucciso in maniera abbastanza feroce. E la Macedonia, insieme con la Grecia continentale, diventa una parte, sia pure con uno statuto sui generis, della struttura amministrativa romana, che ha una grande novità rispetto alle esperienze greche e potremmo dire in qualche misura ricalcata invece sulla struttura dell'impero persiano, cioè una struttura amministrativa per province. Nell'impero persiano si chiamavano satrapie ed avevano una dinamica che ora è inutile cercare di descrivere in modo analitico, ma di forte autonomia dei satrapi rispetto al potere centrale. Mentre invece nella struttura della Repubblica Romana le province sono affidate al governo di magistrati che sono stati tali nella capitale, nel centro del potere, e nell'anno successivo all'anno in cui sono stati magistrati, come pro magistrati, amministrano delle province. Questo
giovevole indubbiamente alla loro carriera, anche alle loro finanze personali, che vengono spesso intaccate dalle costosissime campagne elettorali, però è anche un danno non lieve per i provinciali che subiscono la fiscalità romana in maniera tutt'altro che gradevole, donde una gragnuola di processi de repetundis contro i promagistrati che hanno approfittato della loro carriera. Ma il fatto che l'amministrazione romana sia fondata sull'oppressione, diciamo così, dei provinciali non toglie però alla bravura con cui i romani sono riusciti a catturare sempre il consenso di elite locali con le quali hanno stabilito un rapporto di collaborazione, che è poi il fondamento della solidità della struttura imperiale, di questa repubblica imperiale, che potremmo dire ha una vita lunghissima se consideriamo la vicenda della Pars Orientis. Mentre invece a sua volta si sgretola in regni nazionali con il tracollo del V secolo a Occidente. La separazione tra le due parti del Mediterraneo, tra le due parti dell'impero, si realizza tra le riforme di Diocleziano e la decisione di Costantino di portare la seconda capitale, che poi diventa in realtà la prima capitale, a Costantinopoli sul Bosforo, perché il baricentro dell'impero ormai si è da capo spostato verso Oriente. Ed effettivamente a Oriente per 1000 anni, da Costantino alla La batteria vedi come sta, che mi ero preoccupato, la batteria di questo. Sbaglio o c'è stata un'interruzione? Se tutto va bene posso proseguire, ma spero davvero di non Prego. incorrere in un incidente tecnico per voi Può fastidioso. proseguire, era solo una verifica tecnica sulla Sì. batteria. Prego, prego. Ho capito, va bene, ma mi aveva un po' sbandato. Dicevo, la durata millenaria dell'impero che si suole chiamare bizantino, ma che in realtà è impero romano a tutti gli effetti, dalla fondazione costantiniana fino alla conquista turca di Costantinopoli, sta a significare la lunga durata di questa struttura imperiale, che per un certo tempo ha avuto addirittura l'occasione della riconquista dell'Occidente al tempo di Giustiniano, ha avuto il colpo durissimo della conquista araba delle province più ricche, Siria, Palestina ed Egitto, alla metà del VII secolo, quando l'impero subisce, diciamo, il colpo più duro e si restringe sostanzialmente alla penisola anatolica e alla penisola balcanica. Dopodiché, però, nel IX secolo è da capo la grande potenza mondiale. Basti pensare che nel IX secolo, inizio decimo, quando siamo nel periodo del maggior fulgore dell'impero cosiddetto bizantino, ma che mi ostinerei a chiamare impero romano, l'unica grande potenza che abbia moneta d'oro è appunto l'impero, ed è in grado di contenere, contrastare il fenomeno più importante della storia del Mediterraneo, e cioè la divisione in due fra la sponda africana, che però si prolunga fino alla Spagna, alla penisola spagnola, che diventa la sponda islamica del Mediterraneo, e la sponda antistante delle tre penisole, cioè la penisola greca, la penisola italica e quella parte di Spagna che non è conquistata dagli arabi. Quindi la divisione del Mediterraneo, no? Il famoso libro di Pirenne, Maometto e Carlo Magno, è l'atto di nascita del Mediterraneo moderno, no? Nel quale ancora, ben sappiamo,
le due grandi religioni rappresentano i due mondi che si confrontano, che si affrontano, magari che si incontrano, in questo che Platone aveva definito lo stagno intorno al quale, il Mediterraneo appunto, lo stagno intorno al quale le rane gracidano, volendo indicare la piccolezza di questo mare, ma al tempo stesso la centralità di esso. Non abbiamo citato finora, in questa rapidissima carrellata abbiamo fatto, la formula tanto utilizzata, Mare Nostrum. Ora sappiamo quale uso scioccamente imperialistico è stato fatto di questa formula nel Novecento, ma in realtà conviene dire che la prima attestazione di essa è nel De Bello Gallico di Cesare, il quale usa questo termine totalmente scevro da intenti a carattere imperiale, diciamo di dominio sul Mediterraneo. È un termine che si spiega e significa la differenza tra Mediterraneo e mare esterno. Nei geografi greci, di cui abbiamo un'ampia raccolta, la terminologia mare interno, mare esterno, molto tardi confluisce nella terminologia mare esterno, mare nostro, intendendosi appunto il Mediterraneo. Molto dopo, questa espressione ha assunto, come sappiamo, un significato piuttosto differente. A Oriente l'impero ha un problema. Potremmo dire che da la metà del primo secolo avanti Cristo fino alla metà del settimo dopo, con la conquista araba, a oriente dell'impero c'è sempre una grande potenza che incombe. Prima sono i parti con i quali le esperienze militari romane sono state tutte negative, ma non soltanto dal tempo di Crasso, finito nel modo che sappiamo, ma fino a Giuliano l'Apostata, perché Crasso, Cesare ha pensato una spedizione contro i parti che non ha potuto realizzare. Augusto più saggiamente ha raggiunto un accomodamento politico con i parti. Ma già Antonio, quando domina l'Egitto, prima della battaglia di Azio, lui domina la parte orientale dell'impero e riprende la conflittualità antipartica, che poi sarà tentata alla grande da Traiano e poi da Giuliano l'Apostata, che ci morirà fra l'altro in quella spedizione. Quindi i parti sono un problema sempre aperto, dopo dei quali parti quell'area geografica e politica, che era uno dei pezzi dell'impero di Alessandro, se vogliamo, passa sotto il dominio dei Sassanidi, i quali si contrappongono all'impero, che ormai è l'impero di Giustiniano, potremmo dire, quindi l'impero d'Oriente, e loro eredi dal punto di vista della pressione da Oriente contro l'impero sono gli arabi, i quali sfondano, come abbiamo detto, nel Mediterraneo meridionale e arrivano fino alla Spagna. A questo punto il quadro della vicenda successiva è legata a due fattori: il tentativo occidentale di rimettere piede, soprattutto in Palestina, no? Puntando su quella parte della costa asiatica, sotto la egida o il simbolo della crociata, no? La crociata che deve riconquistare la Terra Santa, che ovviamente è un'operazione di carattere sia militare che politico, affidata via via a potenze occidentali che si incaricano di assumere questa iniziativa e che talvolta riescono addirittura a creare dei regni nell'area palestinese, più o meno effimeri, in contrasto con l'altra forza fondamentale di quell'area, che è l'impero turco ottomano, che riuscirà a mettere piede saldamente in Europa, per l'appunto con la conquista di Costantinopoli nel 1453, agevolata dalla politica miope, irresponsabile, potremmo dire, per esempio della Repubblica di Venezia, ma anche di Genova,
le quali si contendono cinicamente il predominio sull'ormai malconcio Impero d'Oriente, ridotto grosso modo agli stretti, no? Costantinopoli e alla Morea, e che alla fine poi soccombe completamente, potremmo dire, le repubbliche marinare, di cui si parla spesso con molta retorica, hanno dato una mano all'impero turco nel dare il colpo mortale a Bisanzio, che diventa per l'impero turco ottomano la vera capitale, in quanto l'impero ottomano si propone come prosecutore dell'impero l'impero ottomano dell'impero d'Oriente. Il grande storico Michele Critoburo, lo storico di Maometto II, conquistatore di Costantinopoli, scrive in greco e scrive imitando Tucidide, descrivendo con toni entusiastici la guerra di conquista e segnalando che Maometto II è il nuovo imperatore romano. Di qui le aspirazioni molto forti dei turchi ottomani ad una salda presenza nella penisola balcanica, che sarà poi il fondamento, l'antefatto di tutta la storia successiva europea fino, potremmo dire, alla Prima Guerra Mondiale, che segna poi il tracollo dell'impero turco-ottomano. E come vedete, questa storia apparentemente dispersa, ma in realtà è sempre legata al moto Oriente-Occidente, al flusso militare, diplomatico, culturale, religioso, che va in entrambe le direzioni nell'ambito di questa realtà geografica e politica stabilmente fratturata dalla conquista araba del Nord Africa e della Spagna meridionale. Nel secolo nostro, XX, inizio XXI, si assiste a un fenomeno che, dato il tempo che abbiamo davanti e che è poco, si può sintetizzare sostanzialmente intorno ad un concetto. L'Occidente europeo, le due grandi potenze coloniali, Francia e Inghilterra, la Spagna si è, dopo la conquista dell'America meridionale, rivolta al nuovo mondo per la sua espansione coloniale, Francia e Inghilterra tendono al dominio non soltanto del Mediterraneo, l'Inghilterra puntando sull'Egitto, la Francia puntando sull'Algeria prima e poi Tunisia e Marocco, ma anche ben oltre Medio Oriente e Africa. Quindi il conflitto fra queste due grandi potenze coloniali si gioca nel Mediterraneo, ma anche oltre i suoi confini, avendo però come epicentro il punto nevralgico, quello in cui Pericle aveva cercato di colpire l'impero persiano, cioè l'Egitto. L'episodio emblematico è 1898, Fashoda, questa località del Sudan, dove truppe francesi e truppe inglesi arrivano quasi sull'orlo dello scontro armato, che però poi sarà bloccato, ricomposto e risolto per via diplomatica, con una definitiva spartizione delle aree di influenza o direttamente colonizzate di tutto il continente africano, operazione rispetto alla quale le ambizioni italiane e le ambizioni tedesche sono il disturbatore che porterà poi al grande conflitto 1914-18. Conflitto che l'Italia, se vogliamo, ha la responsabilità di avere innescato con l'attacco alla Libia nel 1911-12, attacco alla Libia che in realtà è un attacco all'impero ottomano, perché la Libia era un pezzo dell'impero ottomano, come oggi Erdogan, no, cerca di riproporre inserendosi nella guerra civile libica, no? Perché innesca un conflitto più grande l'operazione italiana voluta da Giolitti? Perché dimostra la debolezza dell'impero ottomano, che era via via emersa già dal tempo in cui Bonaparte nel 1798, cioè un secolo prima di Fashoda, aveva dimostrato attaccando l'Egitto e conquistandolo. Quella volta però fu l'Inghilterra
a combattere contro Napoleone difendendo l'impero ottomano. L'Italia riesce a conquistare la costa libica, non di più. La guerriglia contro l'Italia continua fino agli anni 30, inizio 40 addirittura. Però la debolezza dell'impero ottomano innesca le cosiddette guerre balcaniche, quindi le aree della penisola balcanica cristiane, cristiano-ortodosse, che in nome dell'indipendenza nazionale e anche della religione si ribellano al predominio turco, costituiscono l'antefatto immediato della crisi del 1914 che trascina dentro la guerra tutto il resto del continente e anche fuori di esso, se uno pensa che gli Stati Uniti d'America intervengono nel 17 e risolvono il conflitto a favore dell'intesa contro gli imperi centrali. Quindi l'Europa per due volte nella prima metà del Novecento ha tentato di spartirsi il mondo attraverso le due guerre mondiali, e però il ciclo di questo conflitto durato così a lungo si è concluso con il declassamento dell'Europa nel suo insieme a potenza di seconda classe, di seconda categoria. L'Inghilterra ha perso pezzo dopo pezzo l'impero, a cominciare dalla ribellione pacifica non violenta dell'India, cui ha replicato agevolando la secessione del Pakistan. La Francia ha perso man mano l'Indocina fino al 1954, quando è sconfitta militarmente nella memorabile e lunghissima battaglia di Dien Bien Phu. E subito dopo, e questo è l'anno cruciale, potremmo dire, della storia che stiamo raccontando, 1956, c'è l'ultimo sussulto per dominare il Mediterraneo da parte delle due potenze coloniali, Francia e Inghilterra, con memorabile sbarco sul canale di Suez nella notte del 3 novembre 1956, momento di grande crisi mondiale, c'è la ribellione ungherese, l'invasione sovietica dell'Ungheria, la crisi politica negli Stati Uniti, la rottura quasi completa degli Stati Uniti con Francia e Inghilterra proprio per la crisi di Suez. La guerra sembrava essere una passeggiata per le due grandi potenze coloniali che avrebbero piegato l'Egitto nazionalista che aveva osato nazionalizzare il canale di Suez, e invece poi quella guerra si risolve nel definitivo tracollo dei due imperi tradizionali che avevano dominato il Mediterraneo. Ma tutta questa storia di guerre terribili, ha determinato non soltanto il declassamento dell'Europa, ma una instabilità progressiva del mondo che si veniva decolonizzando. E se vogliamo cavare un bilancio della storia del Novecento, dal suo inizio con la guerra mondiale fino al suo epilogo, è una storia di decolonizzazione dei mondi che le potenze occidentali ritenevano di dominare e che però sono stati abilmente, più o meno continuativamente, ricolonizzati attraverso una forma di neocolonialismo, soprattutto economico e anche militare, che ha determinato un'instabilità costante in gran parte dei mondi che un tempo erano sotto diretto controllo delle potenze coloniali. Ed è questo il terreno di coltura del fenomeno della migrazione mondiale alla quale assistiamo e che ha nel Mediterraneo uno dei teatri più tragici. Non è l'unico, no? Perché anche dall'America meridionale verso gli Stati Uniti c'è un flusso costante che lì i vari presidenti tentano di fermare costruendo muri, filo spinato, corrente elettrica o altri strumenti così inibitori, cosa che alcuni stati europei cercano di fare anche sul confine orientale, no? Polonia, Ungheria, Croazia, eccetera. Ma il vero problema è che la instabilità mondiale determinata dal neocolonialismo, cioè dalla volontà di continuare a controllare quei mondi attraverso l'economia e attraverso le forniture militari, ha di fatto,
determinato un flusso umano inarrestabile rispetto al quale queste nostre strutture cosiddette comunitarie scricchiolano. Scricchiolano fra l'altro perché fondate su un presupposto assurdo, cioè quello del Trattato di Dublino, che prevede come luogo di approdo stabile dei migranti le terre su cui questi sbarcano, a evidente detrimento soprattutto di Grecia, Italia e Spagna, in varia misura, ecco, dove più, dove meno. A questo punto il nostro discorso diventa un discorso di piena attualità. Ma io vorrei concludere queste considerazioni che abbiamo fatto cavalcando tra i millenni, ricordando un principio che è codificato nella nostra Costituzione, la Costituzione italiana, nell'articolo 10 della Costituzione, che recita così: lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, quindi lo straniero nel cui paese non ci sono quelle libertà, quella agibilità politica che è nel nostro paese, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica italiana, secondo le condizioni stabilite dalla legge. E questo dettato costituzionale, del quale si parla poco, è uscito un tempo addietro un libro ad hoc che lo commenta, a cura di un giurista che si chiama Pietro Costa, che fa un po' i salti mortali per minimizzare la portata di questo articolo, che è molto impegnativo, no? È un articolo che fa piazza pulita di tutte le ostilità di cui il fenomeno migratorio è oggetto. Lo sappiamo, l'esperienza degli ultimi anni della nostra vita politica lo dimostra in modo chiaro. È inutile sofisticare, cioè il dettato costituzionale è molto chiaro. Distinguere fra cittadino e persona umana dicendo che questo discorso riguarda solo i cittadini significa arrampicarsi sugli specchi. C'è da dire che indubbiamente quella formulazione, quando fu redatta, non prevedeva il fenomeno massiccio mondiale al quale noi assistiamo. Era pensato probabilmente come risposta, diciamo, nobilissima al fenomeno contrario, cioè il fatto che tanti italiani fossero stati costretti a chiedere asilo soprattutto in Francia, ma anche altrove, in quanto oppositori politici del fascismo. Non se la passarono benissimo, nel senso che non erano accolti in Francia o in Belgio, ma soprattutto in Francia, con fraterna affettuosità. Magari erano sottoposti a controlli di polizia. Per quieto vivere, il governo francese agevolava la penetrazione dei servizi italiani che continuavano a perseguitare questi esuli anche sul territorio straniero, ma erano fenomeni, diciamo, numericamente molto delimitati, e quindi quella formulazione significava semplicemente: noi ora siamo una repubblica agli antipodi del fascismo, e a chi altrove si troverà nella condizione in cui si trovarono i nostri esuli politici assicureremo adeguata accoglienza. Questo voleva dire. Resta il fatto che la storia è in movimento perenne, per cui è molto improbabile che si ripeta tale quale, e la realtà concreta dinanzi alla quale la nostra Repubblica, ma non soltanto essa, oggi si trova è di migranti economici e politici, ma le due cose di fatto coincidono, la cui infelicità dipende largamente dal modo in cui l'Occidente ha continuato a utilizzare il resto del mondo, rispetto ai quali un dettato costituzionale così nobile dovrebbe tuttora vincolarci, fermo restando che l'Unione Europea, continuando a tenere in piedi il Trattato di Dublino, penalizza in maniera assolutamente inaccettabile proprio le terre di approdo più immediate, tra cui il nostro paese.
Ma, come dicevamo prima, ci sono i geografi, la cui opera ci è conservata in buona parte, perché abbiamo per intero l'opera di un geografo di epoca augustea che scrive in greco, era originario di Amasea, no? Nel nord dell'attuale Turchia, e si chiamava Strabone. Più o meno coetaneo di Augusto, anche suo ammiratore, ma prima di lui e sua fonte principale era un grande pensatore, scienziato e anche geografo sul campo, come Posidonio di Apamea, che fra l'altro aveva come suo epicentro l'isola di Rodi, era molto ammirato dagli intellettuali romani, Cicerone era un suo devoto, Pompeo era un grande suo amico. E aveva studiato per esempio le maree in Spagna, a Gades, no? Nella punta meridionale della Spagna che dà sull'Atlantico. E poi, prima ancora di lui, c'era un grande geografo nato ad Efeso, no? Sulla costa micrasiatica, che si chiamava Artemidoro, di cui non abbiamo l'opera, ma abbiamo molti frammenti. Alcuni frammenti perlomeno, e poi quelli tardi, il più importante dei quali è Marciano di Eraclea, vive grosso modo all'epoca di Diocleziano e scrivono tutti in greco questi signori. Quindi c'è un interesse costante. Poi c'è un'enciclopedia, l'enciclopedia storica di Diodoro Siculo, che nei primi libri, nei suoi primi libri, è anche un trattato, potremmo dire, di etnografia, di mitografia. In cui, tra l'altro, nel quinto libro c'è un memorabile romanzo utopistico incorporato nel racconto, riguarda la vicenda di un viaggiatore che parte dall'Etiopia e approda all'isola di Ceylon. No, questo certamente un testo romanzesco, ma si inserisce in una linea espositiva molto più feconda, quella appunto dell'utopia antica. Quindi direi che i testi riguardanti la descrizione del mondo e in particolare dell'area mediterranea sono numerosi e molto soddisfacenti. Grazie, grazie. Evviva. Buona giornata. Evviva. Buongiorno. È un po' musicale. Beh, non si sente nulla veramente. Ok, vado adesso. Nel corso dei secoli, l'assetto del Io le Mediterraneo. suggerirei che senza maschera si sente un po' meglio, a meno che non sia un pericolo grave Nel corso dei secoli, l'assetto del Mediterraneo è stato modificato da processi di tipo sociale, come fondazione di città lungo le coste, o processi di tipo politico e culturale. Quale delle categorie menzionate ritiene che abbia maggiormente condizionato le trasformazioni del Mare Nostrum? Beh, direi in breve la spinta coloniale a fondare, diciamo, comunità fuori del proprio territorio, che è tipica del mondo greco arcaico e ancora fino al tempo di Pericle, no? Quando fonda la colonia di Turi, in Basilicata, potremmo dire. E poi la religione, cioè la religione è un fattore formidabile di movimento storico, per cui il Mediterraneo attuale dal VII secolo avanti, dopo Cristo in avanti è diviso in due perché ci sono due grandi religioni che hanno magari una matrice remota comune, ma che si affrontano in modo dialettico. Quindi colonialismo e religione. Grazie. Buongiorno. Secondo lei, nell'antichità il Mediterraneo è rappresentato più uno strumento di unione o di divisione tra i popoli che hanno abitato lungo le sue coste?
Ma chi tenta di unire di solito lo fa con un intento di dominio e quindi finisce col dividere, per cui a rigore le due cose vanno insieme. L'idea, diciamo così, cosmopolitica di una fratellanza di tutti è un po' appannaggio dei filosofi, ma non certamente della iniziativa politica o militare delle potenze che volta a volta hanno dominato. Quindi l'impero persiano ha tentato un'unificazione, l'impero ateniese anche, l'impero romano ci è riuscito. Dire che questi abbiano ottenuto un risultato positivo di unione è un po' ottimistico, perché è un'unione realizzata attraverso la forza, che a sua volta provoca disunione. Grazie. Buongiorno, non so se mi sente. Salve. Allora, in un passo del dialogo Fedone, Platone per la prima volta definisce il Mediterraneo il nostro mare, ovvero tes pareminta lattes. Secondo lei, in quale prospettiva il filosofo introduce tale affermazione? Ah, mi pareva di averlo detto prima, che quando si fa riferimento a noi come soggetto di questo mare, si intende che c'è un altro mare esterno che va oltre le colonne d'Ercole da una parte, oppure oltre il Golfo Arabico dall'altra. Quindi non c'è nessuna implicazione affettiva. Infatti non è nostro, ma presso di noi, par e min. Grazie professore. Prego. Bene, adesso la professoressa Quarta, eccoci qua, le rivolgerà un'ultima domanda ed un saluto finale da parte di tutta la scuola. Grazie. Eccomi. Salve professore, buongiorno, riesce a sentirmi? Sì, abbastanza Salve. bene, abbastanza Allora, bene. le dico che sono emozionatissima nel parlare con lei perché, Va insomma, bene. conosciamo la sua levatura, conosciamo, insomma, il grandissimo contributo che ha dato agli studi classici, alla filologia, alla storia, come abbiamo potuto sentire oggi. Una cosa mi ha colpito del suo intervento, questa straordinaria prospettiva diacronica che ci ha offerto sulla storia del Mediterraneo, dimostrando ancora una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, come il passato e il presente non siano compartimenti stagni, insomma, no? Ci sia una continua interazione tra fenomeni del passato, una continua osmosi, diciamo così, tra fenomeni del passato e il nostro presente. Secondo lei, che sfide possiamo immaginarci d'ora in avanti, in questo scenario così complicato in cui abbiamo visto scontro, incontro, dialogo, divisione, unione, contrapposizione netta? Che scenari dobbiamo aspettarci e che cosa potremmo fare noi per inserirci da cittadini in questo scenario? Ma come Bella singoli, domanda. no, dico come singoli cittadini, ben poco frantumati, ognuno nella propria visione delle cose. Ci vuole quanto possibile un intervento politico, e credo che ci sia nell'aria da qualche tempo a questa parte un fenomeno degno di molto interesse, e cioè ripensare i fondamenti dell'Unione Europea. Se ne parla molto da ultimo, con toni ovviamente diversi, spesso un po' egoistici, cioè il debito che pesa su alcuni paesi, quindi i vincoli vanno attenuati, ma il vero nodo è convincere una parte dei paesi che rientrano nell'Unione ad accollarsi quel peso che Grecia, Italia, Spagna e Portogallo da tempo molto dignitosamente si sono accollati, cioè quello di fornire una dignitosa accoglienza a masse migratorie la cui
spinta non è un capriccio, è il frutto di tutto quello che abbiamo raccontato. Riusciremo a portare l'Unione su questo terreno ora che si parla tanto di modifica strutturale dell'Unione? È una battaglia da fare. L'altra via complementare di essa, di cui anche si comincia a parlare, è allargare l'Unione al Nord Africa, ai paesi del Nord Africa che siano interessati a rientrare in questa Unione, su un piede di parità, non su un piede coloniale come era un tempo. Certo, la Libia è in guerra civile, ma altri stati non lo sono. Alcuni stati come l'Egitto hanno più interesse al rapporto con gli Stati Uniti che non con l'Unione Europea. Però il mondo africano, anche subsahariano, è un nostro interlocutore. La Francia questo lo fa continuamente, continua ad avere un suo cripto impero, che non è proprio dominio diretto, ma di fatto è area francofona e soprattutto subalterna economicamente. Il franco come moneta continua a circolare nella ex Africa francese, quindi vuol dire che il rapporto è molto forte. Allora, ripensare i fondamenti, renderli più giusti e allargare l'Unione guardando all'altra parte del Mediterraneo è un obiettivo politico, certo non facile, ma realistico. Grazie mille del suo contributo, illuminante come al solito, estremamente chiaro e lucido come sono sempre tutte le sue analisi. Io vi ringrazio moltissimo. Dal Liceo Palmieri poi partirà questa iniziativa politica di cui abbiamo detto. Professore, noi l'attendiamo qui, la vogliamo vedere in presenza. Va bene, d'accordo. Abbiamo tanti libri da farci autografare. Bene, bene. Prima o poi non è difficile, ci vuole un'ora e mezza di treno, ci vuole poco. Va bene. Auguri a tutti, buon lavoro, salute e viva. Grazie, grazie.